Mancino, signor manager di KPMG, esperta in protezione dei dati. Allora, buongiorno a tutti. Fortunatamente Nicola, che mi ha preceduto, ha fatto una carrellata su quella che è la normativa, che io non volevo fare, e quindi mi ha tolto questo, diciamo, questo onere, anche perché io, mettendomi nei panni appunto del consulente, anch'io mi ero fatta, diciamo, in questi giorni un'idea di tutta quella che era la normativa. No, normativa nuova, complessa, difficile anche per chi opera nel settore, perché io ho veramente, mi sono messa lì giorno e notte per fare questo intervento, perché volevo fare una cosa. Io ho una piccola rubrica su LinkedIn, si chiama Facciamo Chiarezza, io volevo fare chiarezza, ok? Quindi io vorrei andare in questa. Quindi, questo pacchetto di regolamenti, Facciamo Chiarezza, sono dei regolamenti che mirano a rendere legale online quello che è legale offline. Quindi GDPR. GDPR ha garantito una evoluzione pazzesca, un'inversione dell'approccio alla privacy, perché si è creato un sistema di gestione privacy, quindi una governance privacy, un registro, quindi una mappatura dei trattamenti che io faccio per processo, perché secondo me è più facile, perché high level si allaccia agli altri sistemi di gestione, 37001, 231, quindi perché uno deve fare il registro per interessati, quando lo può fare per processo e si allaccia agli altri sistemi di gestione, no? Quindi facciamolo per processo, perlomeno io vi suggerisco questo. E poi analisi del rischio di via varie procedure, ok? Questo, diciamo, è l'approccio del GDPR. GDPR, benissimo, abbiamo studiato, abbiamo fatto, abbiamo scritto, abbiamo guardato, benissimo, ma non parlava della parte digital, perché di che cosa parla GDPR? Parla sì di profilazione online, certo, delle linee guida, dell'European Data Protection Board, ma tutto quello che dicono questi regolamenti, perché io me li sono stampati e letti rico rico, cioè parlano di un mondo di cose, veramente di un mondo di cose, che io sfido chiunque a impararsele tutte, perché qui intanto si parla, tanto bisogna parlare di tutte queste parole, dei gatekeeper, i guardiani, le online, tutti i vari inglesismi, benissimo, grandissime piattaforme, no? Le grandissime piattaforme di intermediazione. Prendiamo il Digital Service Act, prendiamone uno, ma diciamo che poi alla fine più o meno per alcuni settori si assomiglia, no? Quindi, cioè, diciamo che spacchettiamo, io sono una che l'elefante si mangia a fettine. Allora, cosa dice il Digital Service Act? Mette da una parte le imprese, gli obblighi delle imprese, le responsabilità, da una parte la tutela dei diritti degli utenti. Bene, allora, noi siamo datoriali, come si dice, dalla parte delle imprese, io faccio il consulente, sì, siamo dalla parte delle imprese, quindi benissimo, guardiamo quell'impatto sui diritti, perché tanto GDPR sempre lì sull'impatto sui diritti va, quindi anche questi vanno sull'impatto dei diritti. Cosa impone? Impone responsabilità alle imprese, ma si collega ovviamente col GDPR, perché anche in questo caso siamo in accountability, quindi c'è l'inversione dell'onere della prova, quindi anche tutte queste autorità che diceva Nicola, con cui ci si coordina, certo, ma l'approccio è sempre quello che è dall'impresa che deve rispondere, dimostrare di aver fatto abbastanza, non c'è un hai fatto questo, hai fatto quest'altro, quindi c'è questo discorso dell'accountability. Il collegamento sono norme di alto livello che lasciano impregiudicate le norme del GDPR, le varie direttive di settore e quant'altro, quindi come ha fatto collegamenti col DPO, io dico, quando si vanno a leggere normative, io ne ho prese alcuni di articoli, quelli che mi sembravano un pochino più semplici anche da spiegare, che sono appunto l'articolo 26 del Digital Service Act, che parla della pubblicità sulle piattaforme online. Ok, benissimo, ci dice cosa devono fare
impone ai fornitori di piattaforme online che presentano pubblicità sulle proprie interfacce di attivarsi affinché i destinatari del servizio possano identificare con facilità in tempo reale tutta una serie di informazioni, bla bla bla. Ok, benissimo. Ma questo va letto in collegamento col GDPR, con la profilazione. Ce l'abbiamo già la normativa. Quindi anche lì dobbiamo fare un lavoro di cervello, come si studiava all'università, un'interpretazione sistematica di quello che mi dice una norma generale, di quello che mi dice una norma di settore, di quello, perché ovviamente non ci deve essere confliggenza. Quindi la profilazione online, che non si può fare sui minori e sulle persone vulnerabili, ce l'avevamo già. Ma ce l'avevamo ovviamente, cioè a questo punto la vediamo dall'altro lato, no? Delle grandi piattaforme online. Benissimo. Il sistema di raccomandazione è un altro istituto che impone appunto di dispone ai fornitori che debbano specificare nelle condizioni generali. E qui arriva il consulente, perché questa è una misura organizzativa. Le condizioni generali dei siti, dei motori di ricerca, delle piattaforme, le dovete rivedere. Perché? Perché il DSA ci dice che devono essere chiare, quindi tutte le varie condizioni generali che ci sono anche nell'e-commerce, quello è un lavoro da fare. Questo è un lavoro per i consulenti, ok? Poi c'è la protezione online dei minori, benissimo, qui c'è un po' la parte della tutela dei minori, delle persone vulnerabili, del dark partner, anche qui ce l'avevamo già, però la ribaltiamo su, come dice il DSA, i gestori di grandi piattaforme, di grandissime dimensioni online. Sì, benissimo, però poi questa cosa sarà atterrata anche a quelle che ce l'hanno un po' più piccole, perché se no qui dentro ci sarebbero tutti i consulenti di Google o di Booking, o di, quindi la norma atterrerà, perché qui si fa l'effetto Bruxelles, no? Come si dice, si fa il GDPR, poi piano piano ci si allarga. Bene. Altra cosa, la funzione di conformità, che appunto qui non è il DPO, occhio, qui è il compliance officer che si deve interfacciare col DPO, che non si sa chi è questo compliance officer della grande normativa, che deve essere preparato, adeguato, informato, e qui viene fuori il grandissimo tema dei rapporti tra le funzioni di controllo. Perché qui ci sarà il compliance officer della piattaforma che si dovrà, diciamo, interfacciare con il data protection officer, con gli altri organi di controllo, con le varie raccomandazioni, report. E la cosa importante è, nell'ottica della consulenza, fare sempre qualcosa di integrato, perché se no si diventa matti, perché uno c'ha la 231, uno c'ha l'OTV. Poi se è una partecipata o una partecipata pubblica, una controllata pubblica, cioè c'è l'RPCT che è responsabile per prevenzione della corruzione e la trasparenza, e quindi si deve coordinare col DPO perché non possono coincidere. Poi c'è il collegio sindacale, poi c'è l'RSPP, poi tutta gente non si parla mai, perché quando si va nelle aziende dice no, ma che ha detto quello e l'altro, non si vedono mai in azienda, sono tutti ruoli in outsourcing che non si incontrano mai, e quindi bisognerebbe fare dei flussi informativi per farli parlare. Io ho assistito a un grande gruppo societario dove c'erano tipo 8 DPO, perché era un gruppo. A un certo punto ho detto, ma scusate, bisogna parlarci o parlarci di DPO, io sono DPO di una società, ci sono già 8 DPO, ah sì, avvocato, mi sembra una buona idea, ma come una buona idea? E non ci avete mai parlato con quell'altro, come avete scambiato i dati? Ah, ma non ci siamo mai posti il problema, ognuno faceva il suo, ma siete un gruppo, ma come faceva il suo? Si è fatto una bella riunione, tutti DPO ci siamo trovati, ah davvero, anche te c'avevi questo problema, è stato bellissimo, da lì si è fatto tutte le riunioni di DPO da tutte le... Però non mi sembrava una cosa così innovativa. Comunque, queste sono le macro novità del Digital Service Act, che io non vi enuncio, perché cioè, non siete assolutamente, sono la parte normativa, secondo me, tutti siamo in grado di leggercela. Comunque, io poi vi darò le slide. Una cosa mi ha incuriosito mentre studiavo, che l'unica cosa concreta che ho trovato è stato che il DSA si applica alle OTA del settore alberghiero.
E c'era scritto, ho trovato un sacco di articoli che dice grandissima rivoluzione nelle otto. Ora è una cosa concreta, non si parla di booking, forse per le otto magari un po' di consulenza si potrebbe fare un settore alberghiero. Perché le OTA, cioè, fanno da gatekeeper, se impongono i loro meccanismi, quindi, cioè, alla fine tutti non fanno, infatti è vera questa cosa che non si riescono a fare, come si dice, prenotazioni dirette. Io so un Airbnb a Firenze, infatti lì o si fa con Booking o non si fa con niente. O si fa con Airbnb o non si fa con niente, perché se si fa la prenotazione sul sito nostro non ce l'è nessuno, perché ovviamente loro cosa fanno? I guardiani dell'accesso bloccano. E lì mi sono fatta l'idea, ho detto, ah, ecco i guardiani dell'accesso. Col DSA loro non lo possono fare più questo giochino di e questa sarà una grande innovazione. Infatti c'erano due o tre articoli. Insomma, di Federal Bank c'è una grandissima innovazione di DSA, ho detto, oh, finalmente qualcosa di concreto. Bene, quindi sappiate che gli albergatori potete essere i primi clienti e prendete. Altra cosa, Digital Market Act, anche questa, però questa io l'ho vista ancora alta, ancora vaga, cioè questa è l'antitrust delle piattaforme. Ancora non si è capito bene come funziona l'antitrust delle società normali, vediamo cosa succede. E anche qui io aspetto delle indicazioni concrete. Qui, anche qui, non ve le sto a elencare, io ho messo delle infografiche che ho trovato che secondo me sono sempre molto utili per farsi un'idea, come quella che fa il garante. Adesso arrivo a quello che io penso, ok? Che la mia esperienza KPMG, che finisce oggi, peraltro il mio ultimo giorno è KPMG, come si fa a fare la compliance, no? Allora ho ragionato, ho detto, ma come l'ho fatta io col GDPR? Perché io quando mi sono approcciata al GDPR venivo dalla 231, venivo dalla sicurezza sul lavoro, venivo dalla compliance, ho detto applicherò il metodo, no? Come quando si va a sciare, cioè c'è un metodo, no? Oltre allo sci a valle, quindi ho detto applico un metodo e quindi ho cercato di calarla. Allora, cosa si fa? La SIS che cos'è? Lo stato dell'arte, no? Mi sono immaginata, cioè, quindi io sono, cioè, facciamo il percorso di compliance e questo è uno che fa sempre perché si guarda lo scope, no? Lo scopo della normativa, la società in scope, che cosa sa ad oggi rispetto alla normativa? Qualcosa avrà, tanto ci avrà il GDPR, speriamo, qualcosa non avrà, quindi si fa la verifica dello stato di quello che è. Poi da lì si fa la gap analysis e remediation plan, quindi si vede lo scostamento tra quello che dice la normativa e quello che è lo stato attuale della conformità normativa della società, di quello che non è. Quindi a quel punto lì io farò, diciamo, un elenco di gap che alcuni saranno più gravi perché ci saranno delle sanzioni più alte, alcuni saranno meno gravi e lì farò un ordine di priorità. Poi c'è l'analisi del rischio, perché è tutto risk-based, anche negli IACT, i rischi accettabili, quelli bassi, quelli alti, quindi c'è, cioè, l'approccio è lo stesso. Del rischio, a quel punto sull'analisi del rischio si implementano le misure organizzative e tecniche anche lì, perché alcune sono organizzative, sono quelle di procedure, di conformità aziendale, alcune sono tecniche sul controllo degli algoritmi, non si fa a mano, ci sarà cioè una misura tecnica, poi si fa una bella formazione di monitoraggio e si fa l'informazione personale, perché se la gente non lo sa è inutile fare le cose, e il monitoraggio e l'audit, perché qui ci sono anche gli audit indipendenti, quindi io alla fine ho trovato tutti i miei pezzi di normativa e quindi li ho spacchettati. A quel punto sono andata a vedere tutti i pezzi della normativa, cioè, e ho notato che per esempio di rischi nel DSA si parla di rischi sistemici.
dice, ma uno può cercare i commenti, dice, nessuno ha capito bene cosa sono questi rischi sistemici, non si è capito, sono di quattro categorie. Vabbè, quindi si partirà da lì, cioè se non ce lo spiega nessuno, cioè dovremmo essere noi a spiegarlo. Quindi, ricapitolando, ASIS, come si fa l'ASIS? Si va nelle società, ci si fa dare, si fa una bella checklist sulla normativa prima che la preparate. Ce l'hai questo, ce l'hai questo, ce l'hai questo, basta farle sì no, non c'è bisogno di fare con gli allegati, no? Quando uno scrive sì no, io quando faccio le checklist del GDPR, solitamente no è sulla parte dell'analisi del rischio, non mi ha fatta nessuno, quindi già lì si parte da lì, no? Quindi una bella checklist, prendete la normativa e vi fate le domande sulla checklist, fate questo lavorino di cesello. Poi si fa si raccoglie della documentazione per capire appunto le condizioni generali, le procedure che hanno, quello che è il sistema, quello che ci può aiutare, e poi si fanno delle belle interviste con gli owner di processo e responsabili di funzione, perché dovete andare a capire cosa fanno veramente all'interno della società, perché non si può fare, cioè se volete fare i sistemi sartoriali tagliati sulle società, quelli efficaci ed effettivi, dovete sapere chi fa che cosa, perché in ogni società c'è quello che fa il digital marketing, ma fa anche quell'altro, però fa anche l'e-commerce, sono tutti insieme, poi vanno, c'è sempre questa cosa, invece va spacchettata, l'elefante va mangiato a fettine, fine, 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 perché sennò non si arriva in fondo. Poi si fa una backup gap analysis, come vi ho detto, e si fa una priorità alta, media, bassa. Questo gap analysis è la stessa cosa del risk assessment, si chiama uguale, cioè il risk self-assessment, cioè è lo stress test, è una gap analysis, è un audit. Non c'è niente di più né di meno, è vedere quanto sei lontano dalla normativa. Poi si fa l'analisi del rischio e qui io l'ho trovata, perché c'è il DSA. Io ho analizzato il DSA perché è quello che mi è capitato sotto mano. Quindi cosa si fa? Si fa un'analisi di questi famosi rischi sistemici, si farà una matrice tra la probabilità del verificarsi di un evento e l'impatto sui diritti degli interessati, perché sempre di questo si parla. Quindi, da lì mi arriva il rischio inerente di processo. I rischi, ho trovato che questi quattro rischi sistemici sono di queste quattro categorie. Rischi associati alla diffusione di contenuti illegali, quale la diffusione di materiale pedopornografico, incitamento all'odio. E dentro questi rischi ci sono tutti i punti del DSA, perché sono questi. È lì che è pericoloso, dove ci sono i rischi. Quindi tutta la parte dei considerandoli, eccetera, sulla luce dei rischi, e quindi spacchettate e trovate una quadra. Perché se no si fa la consulenza alta, no? Perché allora ci sono delle cose, no! Perché le aziende, quando ho parlato agli amministratori, ti dico, sì, quindi che si fa? Vogliono tre slide. Che si fa? Tre slide, 5 minuti, e quanto costa? Queste sono le cose. Io una cosa ho imparato a fare, cioè il senior manager in KPMG 17 anni, ho imparato che l'amministratore delegato mi dà 3 minuti. Quindi che si fa? E poi quanto costa? E poi siamo a norma, sì, quanto si rischia? Bene, benissimo, arrivederci. Vi facciamo sapere. Se gli sei piaciuta ti vale l'incarico, se no. Poi c'è quello che costa meno. Però è così. Più siete concreti e meglio è. Quindi sono le quattro macro categorie. Dobbiamo andare a vedere sistemi algoritmici, perché poi c'è tutto il discorso dei dark partner, dei micro targeting sulle persone vulnerabili e quant'altro, ma sempre da qui dentro li mettiamo. Ah, poi c'è il tema dei processi elettorali, no? Qui si fa Cambridge Analytica, c'era anche il rischio. Ho finito. Si va a vedere il sistema di controllo interno, quindi quello che già c'ho,
per vedere di abbassare il rischio e vedere quant'è il rischio residuo, a quel punto lì si implementano le misure organizzative e tecniche in base a quelli che sono i rischi e le mie priorità. La formazione del personale, ve l'ho detta. Infine si fa il monitoraggio e l'audit in base a quella che è la normativa. Ma questo non è altro che il ciclo di Deming, quello che applichiamo a tutte, il sistema di gestione, cambia solo la normativa. La dovete leggere in quest'ottica. Se provate a leggerla in quest'ottica, tutto si atterra, perché se no diventa tutto complesso. Però il metodo, che sia il Data Service Act, che sia il Data Market Act, che sia l'AI Act, va letto nell'applicazione delle società in quest'ottica, spacchettata per fasi, e così cioè, si riesce a dare, diciamo, una consulenza che possa avere un senso. Vi ringrazio. Intanto grazie a tutti i relatori, due parole a chiusura, aiutati che il cerchio aiuta a questo punto, direi. E partiamo dall'esistente, partite dai modelli esistenti e integrateli. Quindi piano piano un pezzo di normativa alla volta, tanto saranno tutte, voglio dire, diluite nel tempo, ci sono tempi di latenza di entrata in vigore almeno di circa 2 anni per ogni normativa. Quindi partite da quello che avete e piano piano implementate ogni step che comunque raggiunge l'obiettivo dell'integrazione. Grazie a tutti. Grazie.